Ciao ragazzi, oggi ci vediamo le tirate al petto, un esercizio che, se ben eseguito, può essere utile negli allenamenti di spalle e non di trapezio. Partiamo! Concetto biomeccanico di base: il deltoide che fa una abduzione di omero. Abduzione di omero che è proseguita anche dal trapezio, trapezio che va anche, vai a continuare la salita, a ruotare la scapola cranialmente, quindi verso la destra, ad addurla e a elevarla. Ora, dobbiamo ricordare che per la spalla ci sono dei movimenti lesivi. Uno tra questi è l'abduzione di omero associata all'intrarotazione di omero. L'intrarotazione sarebbe questo movimento. Quindi la spalla, gira di lato, si fa il giro tondo, che da dietro viene in avanti. Questo è un movimento pericoloso dell'omero, della spalla, scusate. Quindi da qui cosa dobbiamo fare? Dobbiamo evitare i movimenti di abduzione associati a intrarotazione. Quando si fanno delle tirate al petto con presa stretta, è inevitabile che ci sia, oltre che un'abduzione di omero, anche un'intrarotazione, perché qui hai un bilanciere, lo prendiamo. Quindi nelle tirate al petto con presa stretta c'è proprio questo movimento che può ledere la spalla, abduzione di omero con intrarotazione. Questo è un grave svantaggio delle tirate al petto, immagina qualche ripetizione, che quindi non vanno mai eseguite a presa stretta. Però c'è un modo per eseguire questo esercizio in modo migliore, in modo ottimale, ed è quello di utilizzare una presa larga, perfetto così, presa che consenta di avere un angolo di almeno 90 gradi a fine salita. Quando è che va interrotta la salita? Prima di elevare le scapole. Quando è che va interrotta la discesa? Prima di perdere tensione. Infatti, in questo range di movimento si va a eseguire quasi un'alzata laterale. Si va a ridurre al minimo l'intralocazione dell'omero e il movimento dell'omero è proprio questo, è proprio un'abduzione. Un'abduzione che va a simulare un'alzata laterale. Se ti giri di lato, vediamo anche che inclinando leggermente il busto in avanti, riusciamo anche a fare, a rispettare il ritmo scapolo-omerale, quindi con il gomito leggermente davanti rispetto all'articolazione della spalla. Altro vantaggio di questo esercizio è che, a differenza dell'alzata laterale, una volta impostata un'impugnatura iniziale, non si può andare, tra virgolette, a rubare delle ripetizioni. L'angolo del gomito resta costante, invece nelle alzate laterali, magari variando un pochino l'angolo del gomito, l'esercizio diventa più o meno leggero. Quindi questo esercizio può essere inserito purché venga fatto con presa larga, larga tanto che a fine salita l'angolo del gomito sia almeno 90 gradi, soprattutto magari quando non si riesce a gestire bene l'apertura del gomito nelle alzate laterali e soprattutto in soggetti come lei, che di base hanno una leggera cifosi, una tendenza a tenere le spalle in avanti. In questi soggetti questo esercizio magari a volte può essere inserito con queste accortezze, ricordando sempre che è un esercizio per i deltoidi, non per il trapezio. Infatti in questo movimento abbiamo eseguito solamente l'abduzione di omero, non abbiamo eseguito mai l'elevazione della scapola, né la rotazione craniale, né l'adduzione di scapola. Questi tre movimenti non sono stati eseguiti. Esercizio che quindi inserisco al posto delle alzate laterali in alcuni mesocicli e solo in determinati soggetti che non soffrono e non hanno sofferto di dolore alla spalla. Like Iscrizione e attivi. iscrivetevi Si capiva più o meno? Sicuro? O stai dicendo così per dire? al canale. Sì. No, veramente. Ok. La posso fumare una sigaretta con la testa fuori pure. Ma puoi sfumare pure con la testa dentro No, dentro. no, no.